tanti iraniani, miei fratelli e sorelle stanno in strada e stanno lottando con un governo veramente dittatori, assassini, dittatori, che per 44 anni noi stiamo lottando con loro, ma purtroppo è prima volta che il mondo ci sente e speriamo che succeda qualcosa questa volta, perché noi non vogliamo questo regime dittatore e stiamo cercando e stiamo tentando tanto di cambiare e speriamo questa volta, veramente questa volta, riusciamo a fare qualcosa. Government is cutting down the internet to limit the power of Iran, people of Iran. But through this, through social media, everyone now know about this. And actually, the world cannot stay silent because now everyone knows about it. Da uomo iraniano penso che le donne fanno bene e li appoggeremo fino all'ultimo respiro, li appoggeremo per raggiungere soprattutto i loro diritti, perché in 40 anni sono stati loro le vittime di questi, diciamo, dittatori. È una parola forse troppo piccola per descriverli, forse è meglio dire assassini. Come genere femminile, per stare vicino a tutte quelle donne che non possono essere libere di essere loro stesse, come magari non possono avere delle libertà che noi adesso abbiamo, e questo già così assolutamente non va bene, quindi ci battiamo anche per loro, perché non è che se noi abbiamo qualche diritto in più allora vuol dire che devono essere le uniche a battersi, anzi, proprio perché noi possiamo, vogliamo starle vicine. L'Italia non è solamente quella che viene rappresentata anche all'estero, ma c'è molto altro, i giovani che hanno voglia di cambiare, cambiamento sia per l'Italia che per tutto ciò che ci sono all'estero.